Va ora in onda Respiro Italia, rubrica di medicina e ambiente a cura del professor Gennaro D'Amato. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da Antonio Romano. Con questo oggi cominciamo una nuova rubrica, una rubrica che ci porterà ad approfondire temi legati alla salute e all'ambiente. E ovviamente chi ci poteva essere di grande supporto se non il professor Gennaro D'Amato. Buongiorno professore, benvenuto qui a Radio Amore e cominciamo ecco questa avventura insieme che avrà cadenza settimanale. Buongiorno a voi, è un piacere essere sempre con Radio Amore e cercare di chiarire e di diffondere informazioni corrette in campo medico. Ecco, nello specifico, chi conosce già, chi ci ascolta, sa che parliamo di un grande pneumologo e allergologo, il professor D'Amato, noto in tutto il mondo e in giro sempre per il mondo, tant'è che scrive anche poi dei libri, giusto per raccontarci le esperienze che fa al di là di quelli che sono gli impegni medici. La ringrazio perché a me piace moltissimo la comunicazione. Lei nel dire testi probabilmente si riferiva anche a quelli, diciamo, divulgativi in italiano, esatto. Come i racconti di un medico, oppure basta avere una buona mira. Ecco, diciamo che quelli possono leggere acquistandoli alla Feltrinelli oppure su Amazon, e francamente vanno molto bene, nel senso che sono esperienze di vita. Chiaramente quelli sono un di più, perché la base di tutto invece sono le pubblicazioni in inglese su riviste scientifiche che sono in PubMed. Ognuno che abbia un background scientifico dovrebbe cercare appunto di pubblicare su riviste internazionali con Impact Factor, che è un indizio della pesantezza dal punto di vista scientifico di una rivista. Ad esempio Lancet ha 33 punti di Impact Factor, altre ne hanno 2 o 3. Una cosa è pubblicare su una rivistina, ecco, di 2 o 3 punti, a volte anche molto seria per la verità, un'altra cosa è pubblicare su Lancet. Quella è la parte proprio scientifica, per cui la quantificazione anche dell'importanza scientifica di una persona è direttamente su PubMed. Si va su www.pubmed.com, che è la biblioteca dell'NIH, il National Institute of Health, si mette il cognome e l'iniziale del nome e si vede chi ha pubblicato e che cosa ha pubblicato. Ecco, è importante questo. Questa è una bella informazione. Come primo argomento io vado al di là di quello che è la sua, diciamo, branca scientifica, ma andiamo su un argomento che però è estremamente dibattuto e molto controverso anche su Facebook, perché c'è una grande disinformazione sui vaccini, e io vorrei che lei ci facesse ancora una volta chiarezza in tal senso e ci spiegasse anche, ecco, la differenza tra un singolo vaccino, il tetravalente e l'esavalente, perché sull'esavalente poi monta la polemica. Ecco, io la ringrazio di questo e ne approfitto per dire, a proposito di vaccini, che noi ci stiamo appropinguando, appunto avvicinando all'epoca in cui noi consigliamo a tutti, soprattutto a chi soffre di patologie respiratorie, di praticare la vaccinazione antinfluenzale. E questo veramente è un consiglio che io do a tutti i miei pazienti e a chi soffre di asma, a chi soffre di bronchiti croniche o a chi anche di bronchiectasia e di enfisema, perché francamente i non vaccinati corrono rischi di beccarsi broncopolmoniti e polmoniti, e quindi di qui a poco, generalmente, ecco, ci sono i colleghi di medicina generale che mettono scritto il vaccino dopo i morti. Quindi, diciamo, dopo il 2 di novembre potete venire e che cominciamo a fare la vaccinazione antinfluenzale. E io la consiglio, la tetravalente, perché è veramente utile. Non è protettiva al 100%, ma a volte al 60-70%. E non è poco, insomma. E non è poco, e anzi, io dico, consiglio, fate, mentre la vaccinazione antinfluenzale occorre farla, si consiglia di farla ogni anno, invece quella per lo pneumococco, anzi per gli pneumococchi, che sono diversi, e quindi antipolmonite, si fa una sola volta nella vita. Fatela, perché veramente riduce il rischio di beccarsi polmoniti. E questo si può fare anche contemporaneamente con la vaccinazione antinfluenzale.
diciamo da pneumologo e non da pediatra, io in primis mi sento di consigliare a tutti, anche ai bambini con asma, fate appunto la vaccinazione antinfluenzale, chiaramente rivolto ai genitori. Per quanto riguarda la problematica dei vaccini, io credo che ogni medico che sia realmente medico debba consigliare alle mamme, ai genitori appunto dei bambini, di vaccinarli verso tutti i possibili germi che possano essere un fattore di infezione. Diciamo che io sono stato assolutamente d'accordo con le vaccinazioni a tappeto, perché diciamo che coprono moltissimo. I vaccini sono la prevenzione migliore che noi abbiamo anche per i nostri bambini, di proteggerli nei riguardi di infezioni esterne, e anche per diciamo ridurre il rischio che quei bambini con deficienza immunologica che non si possono vaccinare e che potrebbero infettarsi dagli altri, appunto potrebbero essere dei fattori di debolezza. In altri termini, quello che ci lascia perplessi è l'aggressività dei Novax, frequentemente non medici, talvolta ahimè però anche sostenuti da alcuni medici che non sono degni di questo nome, perché le vaccinazioni sono un'arma scientificamente validata di prevenzione nei riguardi delle infezioni. Quindi non possiamo non consigliarle, anzi, io ho quattro nipotini, tutti e quattro si sono vaccinati per tutti i germi che sono diciamo attualmente disponibili. Quindi lei il test l'ha fatto direttamente in famiglia, quindi mi pare che sull'argomento il professore è stato estremamente esaustivo e chiaro. A questo punto vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre allo stesso orario. Professore, grazie, alla prossima. Grazie a voi, è un piacere stare con voi. Avete ascoltato Respiro Italia, rubrica di medicina e ambiente a cura del professor Gennaro D'Amato, in onda il mercoledì alle ore 12, naturalmente su Radio Amore. Appuntamento a mercoledì prossimo.